Il primo sterrato con Diocleziana lo facciamo andando all'appuntamento con il 6%. Perfetto. Ragazzacci e ragazzacce, buongiorno e benvenuti in questo canale. Oggi è una giornata spettacolare, è prestissimo. Io sono un po' rotto nella voce, però guardate dove sono. La vedete quella? Quella è la panchina del 6%. Guardate questa com'è, è bella infangata. Che ne pensate? Che ne pensate? Mi innamorerò? Mi innamorerò? Forse non di te. Eccoci qua pronti, ora facciamo il mini briefing. Poi una di queste sarà mia. Per un giorno. Povera Ima, povera Ima. Che ne dici? Come sarà questa giornata? Infatti Sasaki ha messo la maglia al contrario. Vedi, però, io te l'avevo detto. Però. Ah, ma c'è l'armatura solo da una parte, come i veri boss. Sì. Cioè, tu decidi dove cascare. Sì. Vedi, questa è professionalità. Questa è professionalità. Vedi, che sembri super professional vestito così. Hai visto? Infatti sì, eh. Ti la quanto, quanto, quanto avendi sta roba? Sei spesso così, eh. Sono spesso. Ma guarda, sono spesso pure qua. Ma tanto spesso. Sono spesso de panza. Ragazzi, siamo in partenza. Io ho scelto proprio questa che. Come questo rosa salmone, come si chiama questo? Sarà rosa salmone? Per me sì. Come sapete ragazzi, io sono un po' emozionato perché in realtà è il mio secondo fuoristrada. Uno era un corso e questo è la mia seconda volta. Ci si potrebbe divertire con questa. Bello il gas, anche se dovrebbe essere ride by wire, però dà una bella sensazione come se fosse a cavo. Bongi 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 bongi. Sembra un senso di leggerezza. Ha un'impostazione anche un po' caricata in avanti, a differenza per esempio del KLE. Primi metri, bomba. Abbiamo beccato un frasca ribelle in strada, seguita come una naked, seguita come una naked, e può dare soddisfazioni, eh. C'è una certa vibrazione, altri regimi sulla pedana del cambio. Vorrei spingerla un po' di più, però bisogna stare nel gruppo. 3 hours later. Giova, che freni! Giova! Fatti mangiare! Non si fa mangiare, non si fa mangiare! Eccoci arrivati a una strada bianca. E mo giochiamo. Mo facciamo poco i spavaldi, eh? Questo non è il nostro ambiente, eh? Ci facciamo prendere la mano e spalanca, e di dietro il polverone, sassi ovunque. Oh. E invece tiene, vaglieci, mamma mia. Oh. Non pensavo. Madonna, raga, ma quanto sto? 75! Ragazzi, 75, manco sulla strada normale ci vado, ma sei scemo! Mamma mia, capisci? Capisci qual è il buono di questa moto? Tu non sai perché, cosa stai facendo, ma lei ti asseconda, guarda, guarda, e lo fa. Maledettamente divertente, soprattutto per chi inizia. Forse la terza è troppo poco, seconda.
gamba mia, guarda, tu esci dai gas, cioè, raga, ho derapato, cioè, io non so di cosa stiamo parlando e ho derapato. Bello, guarda, sfrutta il banking, curvone, deceleriamo. Oh, 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 mamma mia, cioè, con derapata, così, come se non ci fosse domani, ma manco ieri. È bella. Ma di che stiamo parlando? Io non ho mai fatto off, mi sto a dirti come un bambino lappone. I bambini lapponi si divertono, non lo so. La voglia te. Eccolo. Allora. Il grandi... guarda che è una brutta storia sta moto. Ho detto, ma dico, va meglio del KLR o no? Io in fuoristata col KLR ci sono stato. Precarico massimo. Ciao, sono massimo precarico. Vado in magliettina. Hai visto? Sono proprio brandizzato, sono proprio un figo del bigozzo. Maledettamente vaffanculo, sì. È un problema. Lo sai cosa? La cosa divertente di questa moto che racchiude tutto è tu non sai quello che cazzo fai, ma lei sì. Cioè, l'hanno detto che è facile. Fango qua. Come fango? No, fango no. Me sporco. Poi mi tocca lavagliela. Vado, vado. Sono obbligato, mi hanno obbligato. Vabbè. Ma io volevo passare la fangavera. Meglio di no. Sasso? Sasso, forbice o carta? Molto divertente, peccato il traffico. In piedi sto abbastanza bene, forse un pelino più alto, poco più alto non sarebbe stato male, però direi riesco, diciamo, appoggia benissimo le ginocchia al centro, sembra fatta apposta per una persona bassa come me. Queste discese devi fare tranquille, perché col fatto che sia monocilindrico, non so, magari dico una cazzata, però oppone parecchio freno motore, quindi il freno non lo tocchi mai, almeno in questa discesa così. Io mi trovo pure abbastanza proprio a mio agio, considerando che, voglio dire, ho fatto solo un corso in fuoristrada del quale in realtà mi sono scordato qualsiasi cosa, quindi ottimo. Troppo divertente. E non c'è tasselli, eh? I tasselli proprio questa la fai, anche fischietti. Questa secondo me per iniziare, per chi ci capisce un cazzo, mo è perfetta. Prima magari qualche cavallino ti mancava, ma mo è perfetta. Perfetta. Cioè, ci diverte anche per strada. Questa è prima moto Best Buy. Chiaramente non c'hai, se sei su di marcia che piano scrolla, ma d'altronde, come si suol dire, dico ultimamente, il cazzo e l'onore non si può avere, ci vuole ancora un po' di tempo. O il cazzo con l'onore. Sì, uno l'altro. Bella giornata, bella moto, bella compagnia, bello tutto. E iscrivetevi al canale, così faccio più esperienze di questo tipo e ve le porto. E ormai l'avrete capito che secondo me questa moto va benissimo per chiunque. Se volete iniziare a andare in moto, io ve la consiglio. Se siete più indirizzati solo per strada, ci sono anche altre moto molto valide, molto degne. Però vi dico, se siete in dubbio se volete fare fuoristrada, non fuoristrada, un po' quello che volete, con questa veramente è una tuttofare, facile, molto facile, intuitiva, straconsigliatissima. Ora andremo avanti nella giornata che vi racconto questa avventura. Se devo dare un difetto a sta moto è proprio il freno posteriore.
secondo me mi sembra veramente poco modulare. Le bella che fida il trattino dell'eroica, e l'eroica l'è finita, e l'eroica l'è finita. Oh Giova, bello fuori strada. Mi sono divertito. Più pesante, secondo me più pesante viene a favola, ancora di più. Come più pesante? Ancora più pesante vuoi fare? No, no, no. Quando me la compro, riscendo. Oh, scusa, scusa. No, stasera c'è la versione... ignorante? Guarda. Parlando, diciamo, in pausa caffè, qualcuno mi ha detto che non frena, ma... poi sente, avverte che frena poco, però boh. A me non dispiace il freno. E metti 4,50 appena esce. Cosa? E metti 4,50 appena esce. Il cinesone. Pinocchio, una pecorina, pomodori secchi. 900 dix. 900 dix. A voce. No, ma comprare? Comprare, stai dicendo. Comprare. No, 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 no. Hai rotto il cazzo. Oh, 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 boom. Ah, ne siamo usciti! Oh. Devo lasciare la frizione. Ok. Ok. Cazzo! Ma io sto freno dietro, non riesco a gestirlo. Vai, vai! Guarda che c'è uno fermo già! C'è già uno fermo! Ho chiodato perché ho visto lui! È tosta questa! Lo so, lo so, sta fuori. Se gira, se tu freni inchiola. Se invece tu peso lo carichi sulla gomma dietro quando freni, quindi piedi sullo pedale, se non riesci a stare in piedi seduto, ma tu indietro e col freno dietro, il freno davanti insieme, piano piano, peso indietro. Avevo preso il via, eh? Avevo preso il via. Sì, sì, ma io avevo frenato lì perché ho visto l'arti frenati. Sì, ci sta, poi se ti fermi è più difficile ripartire. Vai. Ce l'hai? Ce l'ho. Ma non c'è nessun freno? Molla, molla. Tanto ok, è piantato. No, tranquillo, io non ho mica problemi, ragazzi. Sì, vabbè, ma manca a far così, vaffanculo. tosta. Perché ci stanno questi ciottolini infamoni e dudù da da da. Cosa vuoi che io faccia? Dimmi. Ma ce la fai, eh? Qua dovresti cambiare lato, però. Devi mollare. Sì, vabbè, ma lì c'è skill, eh. Il
non so se sarei riuscito a portarla a casa, però mi è stato impedito e forse è stato meglio così in realtà. Però c'ho la scusa, c'ho la scusa che io l'avrei fatto, ma lui, che è stato cattivissimo, non me l'ha fatto fare. Dico, io l'avrei fatto, ma lui, che è cattivissimo, non me l'ha fatto fare. Almeno c'ho la cazzo di scusa e sto perfetto. Buon, bando alle ciance, andiamo. Bello. Madonna mia, che bello. Beh, è finita la batteria proprio adesso, mentre stiamo facendo questi che chiamano i gradoni. Anche prima? Bravo Vincenzo! Ah, meno male, almeno c'ho il video, cazzo! No, non solo io sono caduto! Come? Solo tu, sì? Pare che aspetta, ti sta galleggiando la borsa serbatoio. Aspetta, perché manca lui ancora. Tirala su, Dio Bono! La devi tirare su da solo. Ah, io non ci parlo. Buttaci la borsa. Che fai le riattacche? No, lasciali. Deve arrangiarsi. Oh, ma guarda che... Tira. Noi ci spostiamo però, eh. Come per spostare? Vai, tira. No, c'è il cellulare. Vai. Non si fa nulla, dai. Ah, beh, è impermeabile. Le sabbie mobili, mo si pianta, lo tocca tirare fuori anche lui. Allora, andiamo a dargli una mano su. Ma io non ci vado lì dentro, Giova, ma sei scemo. Sei carino, io no. Vai, su, forza, andiamo. Per la terra, Vincenzo, ripartite questi giorni. Sì, sì. Però cadono tutte a destra, hai visto? Vai a sinistra. C'è sempre uno che tira. Sì, tira da questa parte. Gira la chiave, gira la chiave e rigirala. Bene? Vai! Gas forte! Ma secondo te deve stare qualcuno indietro? Eh certo, deve caricare dietro, no? Eccolo! È bellissimo! Vai, Giova! Buonati! Col dito. Niente, oh, sempre peggio. Vai, oh, forte. Vai. Sei pronto? Bravo. Stivali, vieni, butta. Sì, dai. Ma ti rende onta ci siano gli stivali? Mannaggia, oh. Guarda che servizio qua, ragazzi, del 6% spettacolari. Ecco, Erika mi aveva detto, se poi ti vuoi rinfrescare prima di partire, più fresco di così. Vai, metti al sole ora. A posto. Ragazzuoli, pronta per viaggiare. Questi sono gli stivali che gocciano acqua. Da Ranch 6%, è tutto per questo video. Grazie 6%, grazie Desertica, grazie Himalayan. E se il video vi è piaciuto, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi!